discriminazione di genere, il governo come dovrebbe maggiormente intervenire? Allora, se intanto ancora oggi è importante che ci sia una giornata, vuol dire che forse ancora la strada è tanta da fare. Tanta da fare perché la vera rivoluzione parte dalle scuole, ma parte proprio da una rivoluzione culturale. Il governo è sempre stato dall'inizio della legislatura sensibile al tema, il codice rosso, ma anche la cosiddetta legge Zan, conosciuta ormai da tutti come legge Zan, ci fa capire come bisogna forse partire anche dai giovani, e noi che rappresentiamo delle istituzioni dobbiamo cercare di poter supportare i giovani e fargli capire come questa rivoluzione culturale vada fatta, ma non domani, vada fatta adesso. Allora benvengano che le associazioni del territorio, tramite iniziative del genere, sensibilizzino anche chi poi vive quotidianamente la realtà e magari si scontra con gli atti di discriminazione ai giovani, che molto spesso abbiamo visto purtroppo anche con la pandemia sono forse più facili bersagli. Oggi è la giornata internazionale per la discriminazione di genere, come si combatte la discriminazione di genere? Un modo per combatterla sicuramente essere presenti nella nostra comunità, quindi la presenza, intervenire e dire no al razzismo. Questo è il nostro modo, non da soli, insieme alle scolaresche di Mazara, all'Istituto Tecnico Commerciale Francesco Ferrara, a varie comunità ed istituzioni. È con noi infatti anche l'onorevole Vita Martinciglio, l'associazione Cotulevi, Casare Giovani, il Servizio Civile. Non siamo soli. Tutto il mondo dice no al razzismo, però bisogna dirlo sempre, tanto più in una giornata come quella di oggi, il 21 marzo, in cui l'ONU ha dichiarato la giornata internazionale contro le discriminazioni e il razzismo. È bene essere presenti e stare qui insieme a sensibilizzare la cittadinanza. Come si sensibilizzano i giovani? Beh, sicuramente trasmettendo il messaggio che la violenza si deve in qualche modo contrastare, facendo capire quali sono gli strumenti per poterlo fare, e sicuramente essendo anche qui in piazza poterlo dire, a in qualche modo entrare in contatto con loro, ecco. La pandemia ha accentuato questo problema? Assolutamente. I casi di femminicidio sono allarmanti. Oggi siamo qui in qualità di responsabili e membri di varie associazioni di volontariato per dare il nostro contributo personale al fine di sensibilizzare alla popolazione e in particolare i giovani su questo tema della discriminazione. Sono importanti questo tipo di iniziative e spero che non sia un caso isolato questo evento, ma sia l'inizio di una serie di eventi volti alla sensibilizzazione su questo tema. A che età secondo te bisogna cominciare a sensibilizzare? Cosa bisogna dire ai ragazzi? Secondo me dalle scuole elementari bisogna aiutare i ragazzi a dire cosa è giusto, cosa è sbagliato, a non farli distrarre e non fargli capire la discriminazione, che è un atto atroce che non bisogna fare rivolte verso nessuno, ed aiutarli in questo passaggio. Solo gli adulti li possono aiutare da piccoli a non diventare grandi qualcosa che non sono. Vedo qua la scolaresca, quindi è importante coinvolgere le scuole. Sì, è importantissimo, perché già in questa età riescono a capire ciò che può essere giusto e sbagliato e cosa non devono fare per non diventare qualcosa che non vogliono essere.